Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Fioi inizia il campionato Bologna-Milan, prima tappa di questo campionato, speriamo, avvincente per noi. Andiamo, andate a bere un po' d'acqua che è un leggero caldo. Speriamo di fare una buona... un buon esordio. A Bologna si può vincere, si deve vincere. Eccoci qua ragazzi. Pronti per la nuova stagione? Noi sì, e non vediamo l'ora che si cominci. Chissà se sono pronte anche le squadre che scenderanno oggi in campo. Bologna-Milan. Sia come sia, da oggi si riparte. Ai tifosi queste settimane senza grande calcio devono essere sembrate un'eternità. Che bello, che carezza. Lo stesso è sembrato anche a noi, caro Luca. Capu, pendolino. Ma dai, che abbiamo vinto la Supercoppa ragazzi, quindi siamo gasati. Nuove speranze. Nuove facce, sempre lo stesso gioco. Quale? Ma certo, il gioco più Occhio. Bello del mondo. Occhio. La toglie dalla porta. Mamma mia, subito Donnarumma. Perfetta la parata. Era subito Donnarumma. Dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Di fare tre partite a video comunque. Mamma mia. Va di testa. Pallone fuori davvero di pochissimo. Subito rischi per l'AC Milan di Milano. Molto vicino. Un'ottima conclusione. Sappiamo che la difficoltà massima è dura c'è con qualsiasi squadra. Di questa nuova però stagione, c'è un possiamo tranquillamente vincere bene oggi. La prima esperienza in assoluto in questo ruolo. Luca, tu che ne pensi? Sai dirci Bullet. Qualcosa di più su di lui? Van Basten, Asceva. Molto, Fabio. Sono stato preso di sorpresa anch'io. Sicuramente anche i tifosi di questa squadra. No, ragazzi, Franklin, brutto errore. È stata una scelta molto coraggiosa da parte della dirigenza. Ottima partita non facile. Palla recuperata. Non è una svegliata però, eh. Altro fallo laterale. Rizzo sul pallone. Il quindicesimo e finora ha fatto le azioni migliori il Bologna. Deve ancora fare un tiro. Ruud Gullit. Fallo su Gullit. Calcio di punizione. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamo gli aria a questi cartellini. Donnarumma la tira su. Ad Asceva. Le squadre lottano per il possesso del pallone. Gullit prova a lanciare. 68esimo Rijkaard. Palla in avanti verso il compagno. Sceva. Vede Van Basten, bellissima azione questa del Milan, 70esimo, vai uragano. Rijkaard. Rijkaard! Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per te. Voleva il tiro da una posizione meno defilata non e riusciamo. Si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. Mamma mia, sono tutti a pezzi, oh. Andiamo Susetto. Qua troviamo Krunic. Mettiamo il pistolero per Sceva. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente. Vediamo cosa combiniamo, però ragazzi proveranno, non mi aspettavo la velocità del nuovo una partita per un po' più spettacolare a Bologna, perché diciamo che tra le meno forti del campionato contando i squadroni che ci abbiamo contro. Ecco il lancio alto sulla fascia. Baye scatta verso il pallone. Riceve un pallone interessante. Ok, Hernandez recupera e lancia Lucas Paquetá. Bravo Paquetá. Paquetá se ne va per Van Basten. Piontek. Suso. Susetto, Krunic. Ancora per Cafu che è veramente il migliore dei nostri, Cafu. Pendolino Cafu. Interessante. Vede Suso. Suso e Suso palla. Chiaramente la perde. Stefano Densville. Non è ancora detto. Bravo che sì, che la recupera. Potrebbe non finire in pareggio. Ancora per Cafu. Tutto fare Cafu. Van Basten. Pallone dentro. Tutte le azioni arrivano da Pendolino, posto giusto e allontana. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Suso, prova il cross. Piontek niente da fare. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Prova a passare con un pallone. Ti prego profondo. Che sì, no, non perdiamola, però sarebbe ridicolo. Bravissimo Franco. Kaiser Franz la tira su. Stanno giocando bene adesso. Ma per nessuno il tempo purtroppo. Sta per scadere. Prova destro. La gioca sulla destra.
Destro, gioca sulla destra, bene. Traversone, basso. Che sì. Cominciamo con 1-0. Zero di cambi, mi ha messo Rafael Leao che voglio provarlo al posto di Van Basten, che devo tenere conto un po' anche della forma. Poi ho messo Rodriguez al posto di Tornales, che è fuori forma, e Biglia al posto di Kessié, che anche lui è fuori forma. Siamo a Cagliari, nella patria di Gai, di Paul Eman Gai. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Sol Leone, Venticello, niente nuvole. Che bello, che caresse. Allora, ragazzi, bisogna, la dirigenza si è già incazzata che non ho vinto la prima, la Supercoppa è già dimenticata. E a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Rafael Leao, vediamo Leao come gioca. Leao subito. Leao subito. Leao! Mamma mia! Come si presenta? Partita già in corso di svolgimento. Decidono di giocarla all'indietro. Si è presentato bene il portoghese. Ha ottenuto 3 punti nella prima partita della stagione e oggi sicuramente cercherà di ripetersi. Pavoletti. Occhio. Ottimo passaggio, deve tirare. Roba nostra, no. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa dove commettere fallo. Pavoletti. Esattamente. No, sti passaggi. La palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito da Sheva. Hanno ragione Leao. Essere cauti. Bullet. Mamma mia, raga. Facile per lui. Mamma, sei dura. Fallo. Bullet ci prova. Non ci credo, Bullet! Parata incredibile. Allontana il pericolo. Parata incredibile del portiere. Rock. Palla in avanti verso compagno. Non siamo neanche fortunati. Cigarini. Prova il filtrante. Vuole la profondità. Cigarini scatta verso il pallone. Riesce ad intercettare. Bravo Baresi, ma dopo la sbaglia. Mamma mia. No, peccato, palla che esce da campo. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro al quarto uomo. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più da davanti. Mettiamo, proviamo Çalhanoğlu per Paquetá. Non ha giocato male Leao, però Sheva può sempre darmi quello spunto. Incredibile, non possiamo fare però 2 punti in 2 partite. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Già crisi Milan. Attenzione Cafu. Cafu, fallo, e che cazzo però. Calcio di punizione. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamo molti dubbi a questi cartellini. Diamo la Cafu. Dai un bel cross. Continua ad avanzare verso l'aria. Come in Supercoppa, dai. Dunque, rimessa laterale. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Una sostituzione che inserisce. Vai Gullit. Più di creatività. Gullit la dà Çalhanoğlu. Il turco 10. Çalhanoğlu, incredibile. Rimessa. La linea, rimessa laterale. Il Cagliari di Gai è ostico. Gullit. Ancora fallo, un po' di fallosi, Calcio di punizione, siamo in posizione Rijkaard. Di Rijkaard di testa, nessuno. Sbaglia la situazione. Bravo ancora Cafu, mamma mia Cafu da pallone d'oro però ecco, fallo, nessun dubbio. Andata bene, stiamo crescendo ma piano piano, troppo piano Cafu, qua abbiamo preteso un po' troppo dal pendolino, no no la mano male, e guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. Baresi, Cafu. Troppo prevedibili ragazzi, troppo prevedibili. Biglia. Alle prese con un contatto ravvicinato. Bullet. Bullet per Çalhanoğlu, vai Turchetto. Vai Turchetto. Opportunità di ripartire. La mette in mezzo, Sheva non ce la fa. Cipitelli si fa trovare al posto giusto e allontana. Ma
Montiello. Poi rischiamo 2-0 a 0 consecutivi. Cafu. Palla bravo Sheva, Cafu. Filtra la palla in profondità. C'è già intesa tra Sheva e Cafu. Rijkaard, ma no Rijkaard, ma quanti errori fa Rijkaard? Con occasione di contropiede. Bravo Baresi. Dai Gullit, l'ultimo respiro. Gullit, Sheva. Dio Cristo. Ottima la parata del portiere. Il portiere rimane. Altro 0-0. Può bastare. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica. Inizio molto non facile, bloccata, ragazzi. Andiamo alla classifica. Parità, facciamo l'ultima. Milan già tredicesimo, perfetto. Inter prima, Lazio prima. Vai raga, Steaua Bucarest, Milan. Da bei ricordi proprio questi giocatori, fatalità, dopo il 4-0 di qualche annetto fa. Dell'89. Dai, è bello ricominciare proprio da questa partita contro questa squadra, la squadra di non proprio di agio perché mi sembra sia la Steaua, però. Anche quest'anno possiamo dare inizio a questo summit del bel calcio europeo. E inizia l'Europa League. Purtroppo non è la coppa che vogliamo, ma non ci la sono, dirigenza vuole almeno la finale. Se non la squadra che è disposta a mettere vai l'anima in tutte le partite. Qualche cambio, ragazzi, perché la squadra non è in forma. Leao Van Basten a coppa d'attacco. Della vittoria sulla competizione. Ho messo Romagnoli per Maldini. Di questa fase a gruppi. Non so bene svegliarci però, perché sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Siamo abbastanza ridicoli, due pareggi con due squadre alla nostra super portata. Sappiamo che la master è difficile all'inizio, con livello massimo ancora di più, però siamo comunque in Milan con un po' di squadrone. Questa competizione ha una lunga tradizione alle spalle. Spero che i giocatori dai, oggi interpretino perché l'Europa è casa nostra. Regalandoci una partita vivace e appassionante. Leao. Dopo i passaggi sbaglio. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Mamma mia. Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica, ma anche di tecnica e personalità. Donnarumma, non Romagnoli. Mi sorprende, Fabio, che venga paragonato a un altro famoso Baresi, difensore del Milan, come indossava la maglia numero 13. Tra l'altro i difensori che ho a pensare a Romagnoli, Van Basten, Van Basten per Leao. Van Basten. Che botta! Il portiere si oppone. Tiro non bellissimo. Ottima la parata del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Stanno provando ad allargare il gioco. Speriamo che per il primo anno non posso fare mercato. È da allargandosi vistosamente. Da giugno dell'anno prossimo, a fine stagione posso. Sì, Fabio, è la regola. Vogliono costringere la difesa ad allargarsi. Bravi, dai. Dai, Van Basten. Leao, che mi sta piacendo, Leao. Bravissimo, Leao. Grande Leao per Van Basten. Sulla fascia, è libero. Van Basten. Cerca il secondo palo. Gullit, Gullit, Gullit. Non va. Gullit. Gullit. Van Basten. Fuori gioco. Lo toglie dalla porta. E il guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. Cerca spazio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Meno male che c'è Baresone. Gol. Gol dello Steaua. Addirittura siamo in svantaggio. È arrivato il gol del vantaggio. Eccolo il gol. Davvero inizio veramente, veramente difficile. Prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Ci dobbiamo svegliare anche presto, perché sennò la dirigenza ci dà il ben servito. Gullit. Niente, non entra niente. Le auto. Per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Piontek. Dai Chris, almeno tu. Piontek. Van Basten. Ma non può essere Van Basten così lento, dai. E il portiere la fa sua. Attenzione, sbaglia qua la Steaua. Riceve un pallone interessante. Piontek e la sbaglia anche Piontek. Dio Cristo. Ci mette il fisico e con questo. Bravo Piontek, ancora, ma ancora la Steaua. Vabbè, ma non puoi sbagliarti i passaggi, però. Può partire il contropiede. La squadra proprio non c'è. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Prime partite lo sappiamo della Master sono così. Però la mette sulla sinistra.
prova la giocata nello spazio, riceve il passaggio, prova la conclusione. 2-0, crollo rossonero. Che comincia a essere molto comodo ora. Mamma mia, che inizio disastroso. Questa situazione era fin troppo facile, no? Il passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Due gol di vantaggio. Veramente inizio disastroso. Cafu. Pallone dentro. Van Basten, neanche questo. Neanche. Libera tempestivamente. Gullit, almeno un gol, Fiori. Van Basten, niente. Ne faccio anche un'altra, ragazzi, perché non possiamo. Non possiamo. Guarda, guarda l'errore della Steaua. Se ne va. Piontek. Colpisce il pallone. Pum. Chris Piontek. Un gol così importante, in pieno recupero. E quando si fanno questi regali, non ci si può aspettare un risultato diverso da gol. Erroraccio qua della Steaua. La squadra avversaria all'errore con il loro pressing alto. Un gol cercato con la tenacia. Ma troppo tardi. E arriva anche almeno ci sblocchiamo. Gol di Piontek. Era chiaramente... Perdiamo la prima di Europa League. Ne facciamo anche un'altra. Evidentemente c'era troppa tensione dietro questa partita. Prima sconfitta e ancora lunga la strada. Adesso però... Raga, abbiamo tutta la squadra in forma. Dobbiamo reagire con una vittoria assolutamente, perché... perché è così, cioè non mi aspettavo due pareggi e una sconfitta all'inizio. Almeno si è sbloccato Piontek. Adesso ve lo vedo lampeggiare Van Basten, vedo lampeggiare Sheva, voglio la goleada. La pretendo, adesso sì, la pretendo. Vai. Finalmente San Siro. E ben sintonizzati. Oggi è una di quelle giornate in cui il tempo sembra proprio non trovare pace. Le previsioni danno cielo nuvoloso alternato a rovesci di pioggia nel corso delle prossime due ore. Vai con la pioggia. In ogni caso, vinciamo. Tutto ciò non sembra aver scoraggiato. Poi la dirigenza è già incazzata e vuole assolutamente la vittoria contro i rivali. Per trascinare i giocatori in campo. Prepariamoci quindi ad assistere a un grande spettacolo. Dai, per piacere. San Siro, roccaforte storica del Milan sin dal 1926, è adornato da cima a fondo. Parigi, bravo donna. Vai. Iniziale, Franco è veramente il leader difensivo, Cafu. Ora Shevchenko. Il Milan. Sheva Van Basten, bellissima azione, bellissima. Shevchenko! E subito Andrì, 1-0. Vento di passioni. È difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Van Basten è uomo assist. Apre il conto dei gol per questa stagione. E vaffanculo. Subito con l'altro di Andrì. Un ottimo inizio. Bella serie di passaggi. Sono tutti in formaccio. Cerca il tiro. Mamma mia. Soluzione al volo interessante. Non riesce a far gol. Ottima giocata. Si è coordinato bene e ha effettuato una buona conclusione. Paolone. Francuzzo. Rijkaard. No, Rijkaard. Di forza. Cafu. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico. Attenti ragazzi, per piacere, non cominciamo male la ripresa. Bravo. Si riprende con il secondo tempo. Che sì. I giocatori devono continuare a che fare sì, la non mi sta convincendo in fase di offensiva. Sullo 0-0. Nessuna recupera che pallone, ma mamma mia. No. Gol del Genoa. E sì, trova la rete. E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. E Sanabria punisce subito. Una conclusione molto assolutamente bene. Imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. Non la basta. Sentiva. Ha colpito di puro errore. Istinto, trovando l'angolo giusto. Che bello. Si ricomincia da una situazione di parità. Beh, ragazzi, se non vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio. Va bene, Marchegiani, bravissimo. Ottimo. No, ma perché così? Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. La squadra c'è, devo un attimo trovare gli automatismi. Rijkaard. Sheva. Van Basten. Sento lento però, Marco, stranissimo. Nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo.
cerca un compagno. Attenti alle imbucate. Il Milan riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Servono anche i gol, servono i gol di tutti, ragazzi. Fallo su Marco. Mamma mia. Gullit è morto. Mettiamo Çaranoğlu. Anche Rijkaard mettiamo Suso, però facciamo così. Mettiamo Pionte, che comunque ha fatto il gol, merita di giocare. No, Dio. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative. Qui la pareggita veramente, cioè in campionato. Bravo Suso. Sotto il loro controllo. Vai Suso. Paquetà, che proprio si vede poco per il momento. Paquetà, no, fuori gioco. Giocatore colto in posizione irregolare. Sì, di poco, ma era oltre l'ultimo difensore. Dai, prendiamola noi, prendila tu Cafu, bravo Cafu. Vai Paquetà. Palla in avanti verso il compagno. La perdiamo sempre quando facciamo un'azione così, la perdiamo. Opportunità di ripartire. 77esimo. Il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Neanche farlo su che sì. Prova il filtrante. Pandev. Ottimo il fraseggio. Non mamma mia, che inizio da panico. Vabbè, ma non può sbagliarle tutte però. Cerca spazio. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Hernandez. Piontek. Prova la giocata nello spazio. Niente da fare. Sempre lenti siamo. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Suso. La mette sulla sinistra. Paquetà. Ennesimo errore di Paquetà. Dai. È tutto. Ragazzi, tre pareggi, una sconfitta, tre campionate e coppe. Partita che si chiude dunque con un pari, i tifosi hanno assistito a un bello spettacolo. No parole. Devo prenderci tanto la mano, ragazzi, livello massimo, devo dire che è veramente dura. In fuga la Lazio. E niente, raga, saluto il comandone veneziano, mi dispiace perché veramente la squadra la sento anche forte, ma faccio proprio fatica con i passaggi a centrocampo, cioè devo prendere la mano. Raga, sono il comandone veneziano. Ciao!